Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio con la nostra Master League per la corsa della Roma verso dei traguardi interessanti, signori. Allora, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie al canale. Vi ringrazio per i commenti, signori, anche quelli in cui mi bastonate e mi criticate, mi fanno piacere. Mi hanno fatto morire quelli in cui mi dite che col tasto cerchio si crossa. È vero, io non crosso mai, signori, perché di testa non riesco a... Non mi ci trovo a crossare, signori, perché so che poi la perdiamo. Non ce l'abbiamo una punta, non riesce a dare quel colpo di quell'incornata vincente, però proveremo anche a lavorare su quello. Mi avete dati tanti suggerimenti per quanto riguarda gli acquisti da fare e per quanto riguarda anche la tattica. Allora, signori, sono pienamente d'accordo con chi mi ha suggerito tanti begli acquisti. Allora, intanto i prossimi acquisti da fare saranno sicuramente: andremo a prendere dalla Nigeria Agaowa, che l'ho trovato, è un CA che secondo me sulla fascia se la spigne in maniera bella, potente, quindi Agaowa 30, secondo me se in questo video vinciamo lo possiamo anche andare a prendere. Poi andremo a prendere sicuramente Harry, che mi avete consigliato, Jarny, che avete consigliato pure come terzino. E poi, signori, un mio desiderio, mi vado a prendere Thuram, signori, io in difesa, appena avremo i soldi, che non ce l'avremo mai, perché 30 crediti dopo questi due acquisti che dovremo cercare di fare, penso che 30 crediti non arriveremo mai a farli, però andremo a prendere Thuram da mettere come centrale. E poi vediamo un attimino per quanto riguarda Seedorf, per quanto riguarda Davids, per quanto riguarda Olise, tutti i suggerimenti che mi avete dato negli scorsi video. Io ho letto tutti quanti i commenti, signori, vi avevo detto che avevo registrato in successione, quindi non potevo mettere in atto magari o rispondere a questi commenti, sto rispondendo adesso. Detto questo, non perdiamo tempo, signori, e procediamo con il video di oggi e con la partita. So che ci siete rimasti male per le due sconfitte, anche se quella col Milan brucia di meno, perché comunque ce la siamo giocata fino all'ultimo. Quella con il Buenos Aires, quella è stata una sconfitta fastidiosa. Allora, signori, io rimango fedele al mio modulo, questo. Però voglio ascoltare i vostri suggerimenti. Allora, mi avete detto che dovrei alzare di più la difesa, ma sinceramente la difesa io più di così non la alzo. Facciamo un tentativo, andiamo a mettere le ali più vicine al trequartista e più larghe, che mi avete consigliato, così hanno possibilità di corsa, e facciamo la stessa cosa da questo lato, le mettiamo proprio un pochino più basse, un pochino più alte e più larghe, ok, e alziamo di più il trequartista, alziamo anche un pochino di più a centrocampo, così diamo un po' più di presenza fisica e il resto non lo tocchiamo. Proviamo così, signori. Io penso di aver capito questo da quello che mi scrivete nei commenti. Poi, se non era questo che stava da dire, mi bastonerete anche in questa situazione. Allora, andiamo a mettere a Rio al solito centrale. Miranda questa volta la deve giocare e la giocherà al posto di così. E Spimas la andiamo a mettere al centro. Quindi abbiamo Ximenes esce per Babangida, Totti è espulso, Stojkovic me l'avete bocciato, ma io sono duro di capoccia e, signori, io ci credo su Stojkovic, perché bisogna dar fiducia. Quanti campioni all'inizio hanno un attimino deluso e poi sono esplosi in maniera paurosa, e noi con Stojkovic avremo pure questa idea. Mi avete suggerito di mettere Valeri centrale, perché è un pochino più veloce. Proviamoci, signori. Proviamo a mettere chi è più lento dei due. Dušić. Mettiamo Dušić sulla fascia. Valeri centrale, che magari mi dà più copertura. Allora, Miranda e Vorlanden al centro. Stojkovic trequartista. Harry centrale. E Spima sulla sinistra. Babangida sulla destra. Con Cafu sulla fascia destra. Va bene, signori. Detto questo, vediamo cosa succede oggi. Contro la Juventus. Attenzione, signori. Attenzione a Roma Juventus, partitona. Ci crediamo, signori. Dai così, dobbiamo rialzarci. Non c'è Totti, ma dobbiamo riuscire a far bene anche senza il buon Totti. Attenzione, Babangida parte subito. Babangida. Mi consiglia di cross. Arri di pochissimo, non si è fatto cogliere. In posizione ottimale, attenzione Zidane, attenzione a Zinedine Zidane, attenzione la Juve gioscheggia, giocherella, non gioscheggia, grande Ivanov. Mi avete consigliato anche di non cambiare il portiere, di mantenere Ivanov per tutta la serie,
Mannaggia. No, grandissimo, Valeri, va bene, calma e serenità, Cafu, l'ho tenuta troppo, mannaggia. Valeri, che cazzo la ci fai lì? Mamma mia, come l'ha sbagliata Inzaghi. L'ha sbagliata da poco Inzaghi. Dušić, che è stato spostato sulla fascia. Dušić, Miranda, Valeri, che è tornato a giocare. Valeri, Vorlangen. Fuori gioco. Pressano tanto. Riesci a passargliela lì senza fare danni? Ok, Cafu. No, Babangida, ma sei tutto scemo. L'hai toccata tu? No, vabbè, era nostra. Babangida, dai però, cazzarola. Era nostra sta palla. Guarda, Davids, come si vuol far vedere dal suo futuro allenatore. Babangida, parte Babangida. Zambrotta, gli ha dato una spallata a Babangida e gli ha detto stai fermo. Attenzione, Cafu, riesce a crossarla? Non c'è nessuno al centro, però mannaggia. Palla sulla rilanciata, attenzione. Dai, perché? Qualcuno mi spiega perché Zidane è riuscito a portarmi via il pallone? Che io ero davanti, via sta palla. Attenzione, Arri. Sbagliato, signore, ho sbagliato. Questo è errore mio. Dici, ma tutti gli altri sono pure errori tuoi perché stai giocando te. Avete ragione, sono pure errori miei. Babangida esce dal campo, addirittura Babangida! Con un gran recupero. Attenzione, ancora, Babangida recupera la palla. Babangida, se ne va. Attenzione, Zambrotta, si sentono i passi pesanti di Zambrotta. Babangida! La incrocia! Arrivo, va bene così, signori, va bene così. Su respinta sbagliata di... Chi c'è in porta per la Juventus? Non so chi ci sia in porta. Van der Sar, forse? La respinge corta. Van der Sar, la Roma si porta in vantaggio con Thierry Henry. Un gol rubatissimo. Però va bene, signori. Bisogna anche giocare con questi. Lanciamo via sta palla. Ivanovic, no, ci credo. Dovevo calciarla. Mannaggia a me. Cafu, già chiuso. Cafu. In tutto questo, Stojkovic non ha toccato un pallone. Sì, Zambrotta. Attenzione, Babangida è ripartito. Babangida. Riesce a crossarla. Controcross. Dai così, signori! Arri fa il 2-1! Su cross! Il cerchio ha funzionato, signori! Cross perfetto! Arri! Buca Van der Sar! 2-1 della Roma sulla Juve! Partitona! Va bene, grandissimo! Cross di Espimas! Però, signori, non possiamo fare, è giusto? Mi raccomando, concentrazione! Non possiamo fare... Cosa ho appena finito di dire? Concentrazione, mannaia, no, vabbè, dai, ma dai, ma cioè, però, questa è fortuna, però, scusate, signori, dai, sul rimpallo mio gli va a prendere precisa la palla lui. Davids è tanta roba, Davids decisamente sì, è tanta roba. Arriva ed Espimas, che decide di non andare. Espimas, Stojkovic sbaglia. Attenzione, interdizione, attenzione, Conte, Antonio Conte, Dudic, sì, Dudic, Ivanov, prendila, con calma, siamo al 36esimo, calma e sangue freddo, con calma, giocala lì, guarda Cafu, bene così, allarga di Cafu, guarda Babangida, che riesce a ripartire, il Bamba, Zambrotta questa volta non lo chiude subito, mamma mia, signori, ho scoperto i cross. Cioè, signori, finora su 33 episodi non mi era mai riuscito un cazzarola di cross giusto. Cioè, Arri ha fatto due gol di testa. Boh. Cioè, parliamone. Su 33 episodi, anzi 32, perché questo dovrebbe essere il 33, se non ricordo male. Su 33 episodi non ero riuscito a fare un gol su cross. Cioè, ditemi voi se è normale.
Babangida è ripartito, Babangida è ripartito, Babangida è ripartito. Attenzione, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Mamma mia, Davids l'ha recuperato. Stavo per tirare, signore. Valery, Valery, mannaggia, non è riuscito. Giusto, va bene. Basta che non me lo butti fuori, però. Ok, Vorlander, Vorlander ammonito. Cartellino giallo ben speso. Cartellino giallo ben speso. Non lo so perché gli abbiamo regalato un gol, un'azione buona. Quarantesimo, quarantesimo, dai così, calma, 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 Valery, Cafu, mi piace anche Valery lì al centrale ancora, Babangida è ripartito, Babangida, 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 ritenta il cross, attenzione, Pararri, 4-1 della Roma sulla Juventus, difesa della Juve completamente in bambola, signori, cioè Arri ha avuto il tempo di stopparla e di piazzarla, Van der Sar dormita colossale. Roma 4, Juve 1. Signore, ci siamo rifatti completamente della sconfitta, della brutta sconfitta contro il Marsiglia. Sì, contro il Marsiglia, contro il Buenos Aires. Contro il Buenos Aires. Stiamo funzionando meglio. Allora, la nuova posizione delle ali mi piace. La nuova posizione delle ali mi piace. Purtroppo Stojkovic non ha strusciato un pallone che sia uno, signori. Uno che sia uno non l'ha completamente strusciato. E questo mi dispiace perché ci credo io. Stojkovic, cazzo, no, Davids è velocissimo. Ma Davids è terribile. Arri, 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 arri. Sì, dobbiamo andare a vedere quanta velocità c'ha Davids perché è impressionante. Cioè, Davids a centrocampo. Però se metto Davids con Vorlanden mi faccio fuori Totti praticamente. O se no potrei rimettere Totti trequartista e Totti trequartista e vendere Stojkovic. Non lo so, non lo so. Ragioniamoci un attimo, ragioniamoci un attimo. Secondo me è troppo presto per bocciare uno come Stojkovic. Babangida, 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 il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Non è presto per bocciare uno come Stojkovic. Dobbiamo dargli tempo, dobbiamo dargli tempo. Magari un po' più grandissimo il recupero di palla. Stojkovic, ecco. Vediamo, vediamolo, vediamolo in azione. Stojkovic, Stojkovic, riesce a vincere il rimpallo? No! Non si è capito con Henry, non si è capito con Henry. Miranda, 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 Miranda. Stojkovic, Stojkovic, Stojkovic su Zidane. Espimas, si ferma. Espimas, pallone indietro. Sbagliatissimo però. Del Piero se ne va. Attenzione a Del Piero, attenzione a Del Piero che la crossa, attenzione a Del Piero che la crossa. Ma il cross brutto, brutto il cross. Brutto il cross, io devo far giocare un pochino Stojkovic. Devo dargli palla a Stojkovic, devo capirlo questo giocatore. Stojkovic, Stojkovic, mannaggia. Ha voluto, mi sa che la scommessa la perdiamo con Stojkovic. Grandissimo l'intervento di Dušić che però poi si addormenta, mannaggia Dušić, mannaggia te. Via, grandissimo Valery Stojkovic. Cercato Babangida che riesce a ripartire il Bamba. Il Bamba. Il Bamba trova Arri. No, mannaggia. C'era Espimas solo dall'altro lato. Lo so, lo so. L'avevo intravisto con la coda dell'occhio. Ma non mi sono fidato di fare il lancio lungo. Valery, però, se tu sei il centrale e stai lì, cazzarola di una miseria. Al centro chi ci sta? Mia sorella Giovanna. 4-2 della Juve. 4-2 della Juve, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, Miranda, 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 Zidane già va a chiudere, Miranda per Valery, Valery per Cafu, Cafu per via centrale per Vorlanger, Vorlanger per Stojkovic, Stojkovic che perde il pallone, niente signori, Stojkovic, male, 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 Stojkovic, io non capisco perché Valery mi deve giocare, gli piace troppo giocare sulla faccia, sulla fascia. Stojkovic mio, però io voglio salvarti. Tu fai ste cagate. No, chi è? Miranda con il numero 11? No, Vorlanden, perfetto, signori. Ma porca. Fermi tutti. 4-2, 4-2. Si è spenta la scintilla che avevamo. No, non cambia giocatori. Formazione, modifica posizioni. Miranda mi deve giocare più centrale e più indietro. Dobbiamo essere di supporto alla difesa. Io, signori, la difesa non me la sento di alzarla. Mi avete scritto di metterla più a ridosso del
del centrocampo, ma non è fattibile, signori. Io già mi scavalcano così. Stojkovic, vede Cafu, bravissima questa azione, bellissima questa azione, attenzione che arriva. Cioè, Davids è assurdo, Davids è assurdo. Grandissimo Valeri, grandissimo Valeri. Il 23esimo, abbiamo due gol di vantaggio, cazzarola. Vorrei conservarli questi due gol di vantaggio, se me lo permettete. Dai che è lunga, dai che è lunga. Dai che è lunga, dai, 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 dai. Cafu. Bruttissimo pallone di Cafu, mannaggia. Cafu mio. Tienilo, 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 mamma mia. Ok, calma, 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 calma. Harry, bravissimo Harry a dare ordine. Bravissimo Harry a dare ordine. Apre una palla per Espimas. Che secondo me poteva anche essere fallo. Però va bene, non siamo qui. Fuori Zambrotta, dentro Olise. Ah, mi avete scritto anche di eventualmente valutare Olise, signori. Attenzione, Espimas. Sbagliato tasto. Sbagliato tasto. Sbagliato tasto. Dovevo crossarla al limite, invece Miranda, che è alto un metro, una tic tac, non riesce a tenere palla. Attenzione, 1-2. Zidane, Zidane, Ivanov, Ivanov, prendila. Ok, bello lì, bello l'1-2 della Juve. Bello, bello, bello. Ivanov cerca Stromer, che cerca Dušić, che cerca Babangida, che riesce a partire. Babangida, 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 Babangida. Non riuscite a passare, mannaggia. 34esimo, 34esimo. Mamma mia. Che ca... Ivanov. Bravo Ivanov. Grandissimo Ivanov. Bravo, bravo così. Attento, attento, attento. Dušić. Dušić, Dušić. Completamente libera la fascia per il Bamba. Completamente libera la fascia per il Bamba. Che ci riprova. Prova a crossare, signore. Prova a crossare. Non capisco perché non mi ha crossato subito. Zidane. Sì, Zidane, Miranda, per Stojkovic, 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 che deve... No, l'ha tirata fuori. Mannaggia, Stojkovic doveva darci quel ghigno in più e invece non... Arri, 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 la tiene benissimo. Stojkovic, Stojkovic. No, mannaggia. Eravamo troppo sullo stretto, signore, troppo sullo stretto. Intanto tutto questo ci hanno buttato fuori Forlangen. Quindi la prossima volta giocheremo con Totti, Miranda praticamente davanti alla difesa. Attenzione. Stojkovic, devi farti vedere però. Stojkovic, 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 Stojkovic. Che poi sullo stretto è bravo. Non è che ce le hai i piedi per lavorare sullo stretto. Bravo Stojkovic, prenditi sto fallo. Miranda, Miranda. Miranda la gira per Babangida, 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 cerca un traversone. Attenzione al contropiede Juve, attenzione al grandissimo Valeri, signori. Valeri si è guadagnato la conferma praticamente per le prossime 8 stagioni. Finisce qui, dai così, signori. La Roma torna alla vittoria. 4-2 sulla Juve, 4-2 sulla Juve. Bene così, doppietta di... Doppietta... 4 gol di Henry, li ha fatti tutti e 4 lui? Vero, 4 gol di Thierry Henry, signori. Devastante, devastante Thierry Henry contro la sua ex squadra. Perché già lui, quando è andato all'Arsenal, già era stato alla Juventus. Sì, quindi contro la sua ex assist di Baban, due assist di Babangida e uno di Dučić. Ah, pensavo fosse stato Espimas a fare l'assist. Buono così, signori. Buono così, buono così. Buono così. Allora, io per questo momento mi fermerei qui. Andiamo a prendere 10 punti e saliamo a 25. Ok, 25 punticini. Allora, io mi fermo qui. Siamo quarti, 3 vittorie e 2 sconfitte, con 9 punti, a pari punti con Valencia e Milan. Sopra noi ci sono il Buenos Aires e l'Inter con un punticino in più, e il Bayern di Monaco con 3 punti in più. Il Dortmund, che è salito come noi dalla Serie B, è ultimo, ha con un punticino. Allora, signori, io mi fermo qui. Voglio che nei commenti mi suggerite. Allora, noi abbiamo 25 punti. Vediamo un attimino. Possiamo. Turam? No, perché Turam costa 30 e quindi non possiamo andare a prendere Turam. Possiamo Davids. Vediamo un attimino. Davids, signori, questa diventa sì. Davids costa 36.
Però è tanta roba, cazzarola. Velocità 18, accelerazione 18, resistenza 19, tecnica 17, elevazione 19. Davids è tanta roba, signore. Davids l'abbiamo messa pure sul taccuino dei futuri acquisti. E allora rimangono o questo Journey, che è 24, e quindi riusciamo a prenderlo con un punticino da mettere sull'esterno, oppure abbiamo detto Agaowa, che ne costa 20. Che andremo a mettere dal lato opposto di Babangida, che secondo me questo se la spigna pure, signori. 1,78 di altezza non è nemmeno male. Detto questo, ditemi voi, signori, andiamo su un Agaowa o andiamo su un Jarny con questi 25? Oppure ce li risparmiamo sperando di vincere la prossima partita e andare a prendere uno fra Turam in modo da sistemare la difesa e o uno fra o Davids? Signori, lascio a voi la scelta, ditemi voi. Detto questo, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!